Dal Vangelo di Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo e la buona novella della 31ª Domenica del Tempo Ordinario vi raggiunge dai locali della Caritas Diocesana di Lanciano Ortona. In questi locali, nella struttura della Caritas, infatti, si fa davvero sintesi dell'unico comandamento con due facce che Gesù ci ha presentato nel Vangelo: l'amore esclusivo per Dio e l'amore per il prossimo come se stessi. Domenica scorsa, lo ricorderemo tutti, Gesù ha compiuto l'ultimo miracolo che Marco ci racconta prima dell'arrivo di Gesù a Gerusalemme, della sua passione e della sua morte. E questo miracolo, la guarigione del cieco Bartimeo, avviene all'uscita di Gerico, proprio prima che inizi la salita verso la città santa. E il Vangelo di domenica scorsa si chiudeva dicendo che Bartimeo, mandando all'aria i pochi spiccioli che aveva raccolto e il suo mantello, si mise a seguire Gesù lungo la strada. Dove portava quella strada sulla quale Bartimeo si mette a seguire Gesù? Qual era il traguardo del viaggio di Gesù, del suo percorso? Il traguardo era Gerusalemme. Qui, nella città santa, Gesù avrebbe rivelato il suo segreto più bello, il suo segreto più grande. Lui e tutti noi dobbiamo fare della nostra vita un dono d'amore per gli altri, un gesto di servizio per gli altri. Lui lo farà sulla croce, per ciascuno di noi ci sarà una modalità specifica. Cosa fa Gesù una volta arrivato a Gerusalemme? Va immediatamente nella spianata del Tempio ed entra nel Tempio. Lì trova tantissime persone, perché siamo nella settimana che precede la Pasqua e tantissimi ebrei, anche provenienti dalla diaspora, cioè da tutti i popoli e da tutte le nazioni, si sono recati a Gerusalemme in pellegrinaggio. Tutte queste persone conoscono Gesù almeno per sentito dire. Infatti la sua fama lo precedeva. Tutti sapevano di questo giovane rabbi che parlava benissimo, che parlava di Dio in un modo affascinante, presentandolo come l'amore gratuito, assoluto, incondizionato verso tutti, e tutti avevano sentito dire che questo giovane rabbi compiva molti miracoli, guariva molti malati, sanava molti lebbrosi, addirittura risuscitava i morti. Qualcuno forse lo conosceva anche direttamente fra quei pellegrini. Quindi Gesù, dal popolo, dagli uomini e dalle donne che erano lì a Gerusalemme, sulla spianata del Tempio e dentro il Tempio, era ben accolto, era ben voluto, era amato. Con chi aveva problemi Gesù? Aveva problemi con il potere,
con il potere politico, con il potere religioso. Aveva problemi con chi si era costruito un Dio a sua immagine e somiglianza. Aveva problemi con chi voleva far soldi attraverso la fede che le persone avevano nel Signore. Aveva problemi con chi aveva trasformato il Tempio, casa di preghiera, in una spelonca di ladri. Infatti, il primo gesto simbolico e drammatico nello stesso tempo, profetico e sconvolgente, che Gesù compie è proprio quello di scacciare i mercanti dal Tempio, quello di rovesciare i tavoli dei cambiamonete, di prendersela con i compratori e con i venditori, cioè con tutti coloro che avevano pensato il rapporto con Dio come un rapporto commerciale, che avevano pensato Dio come qualcuno al quale presentarsi con il denaro contante o con la carta di credito, diremmo noi oggi, e dire: io ti pago, tu mi fai questo. È proprio tutto fuori dalla logica di Gesù questo modo di intendere Dio, e per questo Gesù scaccia tutti. Dopo questo suo gesto, quello che già era presente, non dimentichiamo che già dal terzo capitolo gli scribi e i farisei avevano deciso di uccidere Gesù, adesso diventa troppo evidente. La frattura fra Gesù e il potere politico, il potere religioso, diventa insanabile. Perciò in questa settimana in cui Gesù è a Gerusalemme e che precede la Pasqua, il momento in cui Gesù dovrà patire, morire e poi risorgere, ci sono una serie di dispute continue fra Gesù e gli scribi, fra Gesù e i farisei, fra Gesù e i sacerdoti. Per ben 7 volte gli scribi, i sacerdoti, i farisei mettono alla prova Gesù. E Gesù non si sottrae, Gesù accetta il confronto, Gesù risponde sempre alle domande, anche quando esse sono provocatorie, anche quando esse mirano soltanto a farlo cadere per trovare una scusa e poterlo accusare. Ma il Vangelo di oggi, che ci presenta una di queste 7 dispute, precisamente la 5ª, ci presenta una realtà un po' diversa. Lo scriba che oggi si pone di fronte a Gesù e che gli fa la domanda non ha secondi fini, non vuole condannare Gesù, non vuole mettere alla prova Gesù, non ha pregiudizi nei suoi confronti, lo riconosce come un rabbi, come un maestro, e come ad un maestro gli si rivolge chiedendogli qualcosa di fondamentale, qualcosa di fondamentale per lui 2000 anni fa, ma qualcosa di fondamentale anche per me e per voi oggi, cari fratelli e care sorelle. Questo scriba domanda a Gesù: qual è il primo dei comandamenti? Qual è il cuore della legge? Da che cosa dipende ogni mia scelta, ogni mia decisione, ogni mia azione? A cosa mi devo rifare io per avere una vita secondo la volontà di Dio? È fondamentale aver chiaro qual è il nostro punto di riferimento, qual è il nostro centro di gravità permanente, per dirla con un cantautore italiano, qual è il gancio in mezzo al cielo dal quale noi facciamo discendere tutto il resto, per dirla con un altro cantautore. Perché da ciò che noi mettiamo al principio della nostra vita davvero dipende tutto il resto. Se una persona di questo mondo decide che al primo posto c'è fare i soldi, tutto il resto nella sua vita dipenderà da questo, per cui si alzerà presto la mattina, lavorerà ogni giorno, compreso anche quelli festivi, si darà da fare per formarsi sempre di più, immaginerà strategie nuove per passare avanti ai suoi concorrenti e, se necessario, forse si adatterà anche ad imbrogliare, a corrompere, a rubare, pur di ottenere ciò che per lui è fondamentale, il denaro. Se a qualcuno piace
essere messo al primo posto, se a qualcuno piace essere lodato da tutti, ammirato da tutti, il suo comportamento sarà conseguenziale. Sarà sempre sorridente, cercherà di essere suadente, cercherà di accondiscendere le persone, di essere sempre disponibile e servizievole. Cosa mettiamo, io e voi, al centro della nostra vita? Da che cosa facciamo dipendere la nostra esistenza, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, in ciò che facciamo, ma anche in ciò che evitiamo di fare? Questo scriba lo domanda a Gesù e Gesù gli risponde, glielo dice qual è il primo dei comandamenti, però gli risponde probabilmente sorprendendolo un po'. Era una discussione aperta fra i maestri al tempo di Gesù, quale fosse il comandamento più grande. Per alcuni il comandamento più grande era quello del riposo del sabato, l'unico comandamento al quale aveva ubbidito anche Dio stesso, che il settimo giorno si riposò. Per altri era non avere altri dei davanti a te, l'unicità di Dio. Per altri ancora era, come dice il libro di Tobia, non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Per altri c'erano ancora altre risposte. Perché si discuteva tanto? Perché dalle 10 parole che Dio aveva consegnato a Mosè sul monte Sinai, gli scribi, i farisei, i maestri di Israele, i sacerdoti, erano giunti a comporre un insieme di ben 613 comandamenti. E quindi c'era davvero bisogno di metterli in ordine di importanza. Gesù, dicevo, sorprende questo scriba che gli fa la domanda perché non parte dall'elenco dei comandamenti, parte dalla professione di fede del popolo ebraico, parte dallo Shema Israel, dall'Ascolta Israele, il brano che oggi abbiamo ascoltato come prima lettura, il sesto capitolo del libro del Deuteronomio. Ascolta Israele. È da qui che bisogna partire, dice Gesù, dall'ascolto di Dio. Se uno non ascolta il Signore, non saprà mai cosa mettere al primo posto nella sua vita. Ascoltando il Signore, tutto diventerà più chiaro. Proprio come era successo a Bartimeo, che ascoltando la voce di Gesù che passava, lo chiama e ottiene il miracolo, ottiene il dono della luce. Bartimeo comincia a vedere dopo aver ascoltato. Anche per ciascuno di noi sarà così. Vedremo chiaro nella nostra vita nella misura in cui ascolteremo il Signore. In questo capitolo, per ben 5 volte, il libro del Deuteronomio ci ripete di ascoltare il Signore. E pensate, il pio israelita, quando ripete lo Shema Israel, quando ripete la professione di fede dell'ebreo praticante e lo fa tutti i giorni, 2 volte al giorno, al mattino e alla sera, si mette una mano sugli occhi oppure un velo sugli occhi, perché l'ebreo non deve vedere il suo Dio, lo deve ascoltare. La rivelazione di Dio per gli ebrei non passa attraverso la vista, passa attraverso l'udito. Ascolta Israele. Ed ecco la sorpresa. Ascoltando Israele, noi scopriamo che al primo posto non va messo il culto, non vanno messi i sacrifici e le offerte, ma va messo l'amore. Amerai il Signore tuo Dio e lo amerai con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutte le forze e con tutta la mente. Sarebbe interessante a questo punto fare un'incursione veloce nell'enciclica che proprio la settimana scorsa Papa Francesco ci ha consegnato, quella sul cuore di Gesù, sulla natura umana e divina di Gesù
che ci presentano l'amore assoluto e incondizionato di Dio. La lascio alla vostra buona volontà la lettura di questo testo e ci concentriamo su queste quattro caratteristiche che Gesù mette in evidenza, che sono un po' di più del testo del Deuteronomio. Nel Deuteronomio infatti si dice che bisogna amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Gesù aggiunge con tutta la mente. Tutto il cuore, che non è semplicemente il luogo delle emozioni, è il luogo delle decisioni e delle scelte. Tutta l'anima, che è la totalità della persona, bisogna amare Dio con tutto noi stessi, con tutta la nostra vita, in ogni momento, in ogni secondo, in ogni ora, in ogni minuto, in ogni giornata. Ogni attimo della nostra vita deve essere vissuto nell'amore per il Signore. E questo amore deve comprendere anche tutte le forze, tutti i doni, tutte le caratteristiche belle, tutte le positività, le potenzialità che il Signore ci ha regalato, ma deve comprendere anche la mente. La nostra fede in Dio, il nostro amore per Dio, non deve essere legato né a qualche pia devozione né a qualche emozione passeggera, perché siamo stati in un santuario oppure perché abbiamo ascoltato una persona particolarmente affascinante. No, deve essere un amore che passa per la mente. Noi dobbiamo essere in grado, come dice la lettera di San Pietro, di rendere ragione della speranza che è in noi. La nostra fede deve essere ragionevole, la nostra fede deve essere pensata, la nostra fede deve avere delle radici sulle quali potersi poggiare. Certo, radici che poi riconosceranno che la fede va oltre, ma che non può fare a meno della dimensione della ragione. Tanto che San Giovanni Paolo II scrisse una bellissima enciclica intitolata proprio Fides et Ratio. Quindi queste sono le caratteristiche dell'amore per Dio. E Gesù poi aggiunge un secondo comandamento. A dire il vero, solo nel Vangelo di Marco si parla di un primo e di un secondo comandamento. Matteo dice che c'è un primo comandamento e che il secondo è simile al primo, quindi della stessa natura, della stessa importanza. E il Vangelo di Luca dice che c'è un unico comandamento, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Ma Marco dice che c'è un secondo comandamento, che è amare il prossimo come se stessi. Questo brano viene tratto dal capitolo 19 del libro del Levitico. Gesù mette insieme quindi Deuteronomio e Levitico, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Gesù infatti nel Vangelo di Giovanni dice: «Vi do un unico comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amato». E Paolo, prima nella lettera ai Romani, poi in quella ai Galati, ci dice che tutti i comandamenti, non commettere adulterio, non desiderare, non uccidere, non rubare, trovano la loro sintesi nell'amore per il prossimo. Tutta la legge è riassunta nell'amore verso il prossimo, ci dice San Paolo. E questa è la risposta che offre Gesù allo scriba che gli domandava quale fosse il comandamento più importante. Questa risposta vale per me e per voi oggi. Quello che conta, ciò che deve stare al primo posto, è l'amore che nasce dall'ascolto di Dio e che si concretizza nell'amore verso il prossimo, verso i fratelli, che comprendono tutti, non soltanto come per gli ebrei, quelli che appartenevano allo stesso popolo, quelli che erano all'interno del popolo, ma chiunque persona con cui veniamo a contatto deve essere da noi amata come noi stessi. Ma c'è poi quello che lo scriba dice a conclusione
della risposta di Gesù, che è anche ciò che noi dovremmo dire. Nella sua risposta è nascosta, dovrebbe essere nascosta, la nostra risposta. Anche noi, come lui, dovremmo avvicinarci a Gesù senza pregiudizi, per capire qual è davvero la verità della nostra vita. E come lui dobbiamo andare al cuore, al centro, a ciò che sta al primo posto. E come lui dovremmo riconoscere la bontà della risposta di Gesù, così da sentirci dire: non sei lontano dal regno di Dio, proprio come è accaduto a quello scriba. Cosa manca per essere dentro il regno di Dio? Che la nostra adesione non sia soltanto intellettuale, che la nostra adesione non sia soltanto uno sforzo della nostra volontà, ma che la nostra adesione sia totale, che metta in gioco davvero tutta la nostra persona, che realizzi fra noi e il Signore, fra noi e i fratelli, lo stesso legame che si realizza fra uno sposo e la sposa, che non sono più due, ma una cosa sola. Allora saremo dentro il regno di Dio, allora saremo all'interno della logica che Gesù ci ha esplicitato con le sue parole e con la sua vita. Fai della tua vita un dono e sarai nel regno di Dio.